Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovo video dedicato a The Sims. Nello scorso episodio il commento che ho ricevuto più like è stato quello di Valeria Mento che mi scrive: ciao, fai rimanere incinta Emily, mi metti un cuoricino. Grazie mille Valeria per questo commento e per seguire la serie, ti mando un grossissimo bacio. Quindi sì, in questo episodio faremo restare incinta Emily e quindi dovrà passare d'età perché adesso è ancora un adolescente. E insomma faremo trovare un lavoretto a Tommy, così potrà portare a casa qualche soldino visto l'arrivo del futuro bimbo. E poi un'altra cosa che vi ho chiesto nell'episodio precedente, ho aperto un sondaggio e dove chiedevo se dovevo cancellare o meno il materiale personalizzato e il 62% ha detto sì, il 37% ha detto no. Ho cancellato quasi tutto gli oggetti della modalità costruisci, mentre invece i vestiti li ho lasciati. Infatti adesso ho paura a vedere l'appartamento dove vivono, perché sicuramente ci sarà pochissimo. Però sapete che nell'episodio precedente abbiamo iniziato a costruire una nuova casa che non è più in questo quartiere ma in un altro, quindi non è più in città, e appena finiremo la casa trasferiremo tutta la famiglia lì. Oppure vediamo com'è la casa. Se questa casa dovesse essere troppo vuota, che mancano tantissime cose, li faccio trasferire addirittura adesso, così almeno non devo stare a sistemare questa soltanto per un episodio. E infatti, come immaginavo, uno o più oggetti potrebbero non essere installati nel tuo computer. Sono stati rimossi 81 oggetti e sono stati sostituiti 3 oggetti dalla modalità costruisci. Quindi vediamo un attimo com'è il tutto. Ok, allora, il bagno, quello è rimasto, la cucina, anche quella c'è, è rimasta, sono cambiate soltanto le pareti, qua non c'è più nulla, c'erano delle cassettiere che mi piacevano molto, poi immagino non ci sia più nulla, è rimasta soltanto la scrivania e la tazza di Starbucks, qualche pianta, il divano è rimasto, quindi questo non l'ho cancellato, le scale, vabbè, quelle erano già installate, la cameretta della bimba di Sofia, che vabbè poi dovremo andare a cambiare perché ormai è diventata una bambina, è rimasto ancora tutto, nella camera dei genitori non c'è più nulla e non ci sono neanche le luci, cioè non c'è veramente più niente. Nella camera di Emma sono rimaste pochissime cose, quindi direi facciamo addirittura trasferire la famiglia. E quindi andiamo su trasferisci l'unità familiare. Sensazione di abbandono per Emma, non piaccio a nessuno, non piacerò mai a nessuno, che senso ha andare avanti, io ti vorrò sempre bene, piace a tutti, guardati intorno, la vita è dolorosa, non mollare, io ti vorrò sempre bene. Grazie dei consigli, ok. Siamo tornate un secondo qui perché devo incrementare i soldi della famiglia, perché altrimenti non si possono trasferire. Vado a inserire il codice per poter aumentare i soldi. Lo faccio ancora una volta. E ancora una volta perché non bastano altrimenti. Ok, quindi adesso che ho fatto, facciamo... E trasferisci l'unità familiare, ok, ma perché Emily, cioè Emma è così con questa luce intorno a lei? Quindi torniamo a Winterburg e trasferiamo la famiglia in questo appartamento, in questa casa, in questa villa, perché è grandissima. Trasferisci e mantieni i mobili, no, vendi i mobili, ammobiliato. Ok, ed eccoci qua arrivati. E innanzitutto avevamo sistemato l'altra volta la cucina. Qua c'è una camera per... ci sono due camere per i bambini, quindi facciamo una cosa. Questa la diamo a Sofia e questa al momento la diamo ad Emma, reclama. Poi la camera dei genitori, eccola qui, al momento è questa. Mark facciamo reclama. E anche Jessica reclama. Ok, mandiamo tutti a dormire. Dormi, dormi, dormi. E anche tu, Sofia, vieni qui e dormi. Ok, stanno andando tutti a dormire perché sono tutti parecchio stanchi. Lei è a disagio, ha bisogno di dormire. Ok, adesso stai andando. E poi dobbiamo anche cambiare il look di Sofia, perché ancora non l'ho fatto.
Molto disagio, ho bisogno di andare in bagno. Vai subito. Vai. Seguiamola così vediamo insieme dov'è il bagno. Ed eccolo qui. Brava. Vai ancora a dormire però. Vai a letto. Non hai voglia? Dormi. Ok. Poi vediamo, domani è lunedì, quindi sì, deve andare a scuola e deve fare anche i compiti, assolutamente. Vediamo se c'è una scrivania qui per fare i compiti, no. Quindi prendiamo dall'inventario. Ah no, questo è il libro che sta scrivendo la tartaruga Lilla. E i compiti dove sono? Svegliati che tanto sono le 6 del mattino, devi fare i compiti. Ok, sei anche concentrata, molto bene. No, però i compiti, scusa. Ricomincia, legge il bambino, leggi la tartaruga, colloca nello scenario. Ok, inizia a lavorare attentamente. Mark invece oggi va al lavoro. Ah, ma oggi è domenica, ma scusate. Quindi non va, ok, non va nessuno a scuola e nessuno a lavoro. Non so perché ero convinta che fosse lunedì, ok, oggi è domenica. Bene, quindi siete tutti a casa. Facciamo una cosa, Jessica. Prepara la colazione. Servi la colazione, facciamo uova e toast. E invece Sofia sta ancora dormendo, però ha bisogno di mangiare e di fare i compiti. Quindi facciamo una cosa. Fai i compiti. Tanto hai dormito abbastanza, esatto. Poi devi anche andare a farti un bagno. Oddio, ho avuto un incubo. Che è successo? Ok. E Mark ha bisogno di mangiare, adesso è quasi pronto, quindi mangiate tutti insieme. Vediamo se Mark può dire a Emma di fare i compiti. Genitorialità sprona a fare i compiti. Vediamo un po' perché non trovo il suo libro dei compiti, il suo quaderno. Ok, poi facciamo vantati del titolo professionale, no. Genitorialità, aiuta con i bisogni, no. Costringi a fare i compiti, così magari recupera il libro da qualche parte. Intanto Sofia sta facendo i compiti, molto bene, vediamo a che punto è. Ok, fatti al 50%, poi Jessica chiama tutti a tavola, chiama a tavola. Dove sei andata a mangiare tu? Da sola? Qua? Ok, vediamo se vengono tutti in salotto a fare colazione. Io sono già le 9. Dai che è quasi finito, è 75%. Ok, ci siamo quasi. No, ma Mark, cosa stai facendo? Vieni qua, guardate dove sei messo. Vieni qua, siediti. Anche tu, Sofia, Emma, vieni qui e Sofia anche. Non so perché si sono seduti tutti per terra, siediti. Jessica, tu invece siediti qui, siediti. Ok, che bravi. Forse questa è una delle prime volte che fanno colazione tutti insieme. Chiacchierate un po' tra di voi, magari. Proponi un piano folle. Vieni qua e siediti. Siediti. Vediamo. Ok, tu parla con Mark. Parla della scuola e poi facciamo entusiasmati per l'aria aperta. Fai delle facce buffe e con lei invece infastidisci. Chiedi di farti mettere a letto. No. Entusiasmati per i dolci. Mark invece, ok, stanno chiacchierando un po' tutti insieme, offre consigli sulla carriera, esprime ammirazione. Facciamo amichevole.
Chiedi della sua giornata, ok? Intanto che fanno colazione tutti insieme, poi Jessica, cambiati d'abito. Abiti, cambia abito. Vediamo se è quello giusto. Mi sa che si mette ancora con i jeans, infatti immaginavo. Abiti, cambia abito. Il quartiere ti dà il benvenuto, grazie. Vediamo se è venuto qualcuno a bussarci alla porta. Sì, quindi vieni qua a ringraziare. Invita i vicini a entrare, certo. Poi, Mark, anche tu mettiti con l'abito quotidiano. Cambia abito. Ok, che è successo? Perché non può aprire la porta? Perché non andate? Che problema c'è? Jessica, prova, vai qui, vediamo. Se va, ok. Consenti l'accesso all'unità familiare. Ok. E poi facciamo presentazione allegra. Invita i vicini a entrare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Così fa un po' di amicizia. E ringrazia per la presenza. Discute degli interessi. Impara a conoscere. Invita i vicini a entrare. Vediamo. Forse adesso le fa entrare, vediamo. Intanto qua stanno continuamente chiacchierando. Dai, da brava, ripulisci. Ripulisci. Ottimo. Vediamo qua se sono entrate. No, sono ancora fuori. Mi sa che non siamo i benvenuti. Che è successo? No, ringrazio per la presenza. Complimento sincero. Vediamo. Chiacchiera qui. Vediamo cosa succede. Perché non entrano? Forse alla porta? No, no, no. Eh no. Ah, ho capito, ho capito. E questa è questo l'ingresso principale. Ecco perché. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo riuscite a capire qual era il problema, ok? Allora, a questo punto, regalo sgradito. Oddio, che è successo? Ho ricevuto un regalo che mi sembra stupido e vorrei scambiarlo con un amico e restituirlo. Posso farlo? Quel regalo era per te, mostrati riconoscente. Esattamente. Ok. Sofia non apprezza i regali. Comunque, Mark, intanto magari prepara il pranzo, servi il pranzo e facciamo macaroni al formaggio, insalata giardiniera, formaggio grigliato, cili di verdure, altre scelte, tramezzino, tagliolini all'aglio, tacos di pesce. Facciamo stufato del campeggiatore, macaroni al formaggio, dai. Emma, dov'è? Sta andando a farsi un bagno, però adesso ha bisogno di dormire, quindi vai a letto. Ma non hai invitato Tommy, però no. Quindi facciamo una cosa. Facciamolo fare a Jessica. Invita nell'otto attuale. Ottimo. E invitiamo. Quindi, eccolo qua Leonardo. Leonardo, Emily e Tommy. Ok. Sofia nel frattempo sta facendo il bagno, Emma sta dormendo e Mark sta preparando il pranzo. Eccoli qua che sono arrivati. Immagino, no, qua non c'è nessuno. Quindi sono di qua. Eccolo, anche Tommy è arrivato, meno male. Qui è pronto, quindi chiama tutti a tavola. Lei è a dormire ancora, fai un pisolino, forse è meglio svegliarsi. Tesa, tesa perché ha bisogno di divertimento. Adesso ti faccio preparare, anzi facciamolo fare a Jessica perché lei è tesa, quindi non avrà sicuramente voglia di preparare la
torta, però prepariamo la torta per festeggiare il compleanno di Torta Bianca, il compleanno di Emily per farla passare di età. Allora, però, che brava! Avete visto cosa sta facendo? Sta preparando la tavola molto molto bene. Però cambiati d'abito. Quindi facciamo abiti, cambia abito e mettiamo questo. Ho bisogno di divertimento, assolutamente. Non c'è un computer da qualche parte, non gioca col telefono. Allora, dai, naviga su internet e gioca una partita. Ok, così si diverte un po'. Ma Marco che sta facendo il bagno. Io volevo un attimo capire, stop, dov'è Tommy? Tommy è arrivato, eccolo qua. Eccoli qua tutti e due. Quindi Emma poi vieni qua e chiacchiera un po' con loro e mostra approvazione, poi facciamo aneddoto divertente, rallega e poi chiamate tutti a tavola. Anzi, Mark, vieni qua e chiama tutti a tavola, chiama a tavola. Questo mettiamolo in frigorifero. Ok. Sofia sta facendo conversazione. Fai la scema. Vediamo. Ah, ok, divertente. Parla della scuola. E facciamo prenditi gioco degli adulti. No, cita un personaggio di cartoni animati. Ma la torta, perché non mi fate mettere le candeline? Riponi, chiama a tavola, metti nell'inventario. Perché? Cucina. Proviamo a fare la torta al cioccolato allora. Torta al cioccolato. Molto imbarazzato, cosa è successo? Violazione della privacy. Non amano essere colti alla sprovvista che qualcuno è entrato in bagno, evidentemente, mentre si stava facendo il bagno. Ora devo proprio andare, grazie per la compagnia, ci vediamo dopo. Ora devo proprio andare, no, stanno andando via tutti. Butta via. Dai, butta via. Niente, non sono riusciti a pranzare tutti insieme, non ce l'abbiamo fatta a farli pranzare insieme, nessuno si è fermato per pranzo, quindi sto facendo preparare adesso la torta al cioccolato a Mark e poi riproviamo per cena ad invitare Tommy ed Emily, vediamo se vengono, se tornano. Magari Jessica, facciamo una cosa, servi la cena, quasi quasi. Ok, lei si sta facendo un bagno, perfetto. Poi facciamo cucina, servi la cena e facciamo altre scelte. Pollo arrosto, sì, dai, ci sta, pollo arrosto. La torta è pronta, ottimo. Quindi Mark, direi, apri, eccola qui, mettiamola qua. E facciamo aggiungi le candeline. Invita nel lotto attuale Emily e Tommaso. Ok, eccoli qua. Chiedi di andare via, chiama da te. Emma, magari adesso è ora di svegliarsi. Direi di sì. Vai a farti un bagno e poi vieni in cucina. Ecco, sono arrivati tutti. Poi a questo punto direi portiamo la torta. Qui, complimento sincero, chiedi a Emily di guardare. Ok, Mark è andato a buttare lo sporco, bene. E Jessica sta finendo di preparare il pollo, che sembra essere molto buono. Dai, che prima si mangia il pollo e poi festeggiamo con la torta. Il pollo, eccolo qua, e facciamo chiama a tavola. E Emma magari. Ah, la tavola è già preparata, perfetto. Andate tutti a mangiare che è pronto. Eccoli che stanno arrivando tutti, perfetto. Prendete tutti la vostra porzione e venite di qui. Manca soltanto Emma a questo punto.
che si sta ancora facendo il bagno. Dai, manca poco. Chiacchierate un po', facciamo presentazione divertente perché loro ancora non si sono conosciuti, quindi direi che è arrivato il momento di presentarsi. Chiedi della carriera, tanto che mangiano. Ma Sofia, perché non viene qui? Vieni qui, siediti. Dove è rimasta? No, poverina, perché venite qui voi? Nulla, prendiamo la torta, portiamola qui. Facciamo festeggia, anche Sofia facciamola venire qui, festeggia e poi facciamo altre scelte. Fai passare di età il sim Emily. Eccola qua che sta soffiando sulle candeline. Tanti, ecco, gli altri se ne sono andati, vabbè. Tanti auguri, Emily. Eccola qui. Chiama a tavola. Dai, mangiate la torta che poi andate tutti a dormire, vanno tutti a casa. Sono troppo stanchi, non ce la fanno più. Dai, mangiate tutti una fetta di torta. E prendi un pezzo, siediti. No, Sofia è andata a dormire, va bene, facciamola riposare perché domani deve andare a scuola ed è piccola, quindi è meglio che vada a dormire un po' prima degli altri. Ok, tutti che prendono la loro fetta di torta, manca soltanto Jessica. Jessica, vieni qui e prendi un pezzo e poi siediti. Bene. Non so perché Emma è ancora in costume, parla dei sogni, chiacchieriamo un po'. Altre scelte, amichevole. Facciamo, chiedi di passare del tempo assieme, chiedi della sua giornata. Sì, dopo vai a dormire. Ok, avete mangiato tutti, ora devo proprio andare. Ciao Tommy, grazie per la compagnia. Jessica ha assolutamente bisogno di andare a dormire, quindi vai, finisci di mangiare la torta, poi vai. Mark, anche tu vai pure a letto. Che c'è? Ah, tu sei già abbastanza riposata? No, c'è il mostro sotto al letto. C'è il mostro sotto al letto. Facciamo una cosa. Nebulizza il mostro sotto il letto. Vediamo se viene. Grazie. E poi metti Sofia a letto. Ok, sono quasi tutti a dormire, manca soltanto Sofia. Ok, tutti stanno riposando, quindi adesso faccio una cosa. Passo il controllo di Tommy e di Emily. Adesso torniamo a San Misciuno in città. Andiamo nell'appartamento di Emily, che è questo, e sicuramente mi toglierà un sacco di materiale, sicuro. Esatto, oggetti rimossi 35, praticamente abbiamo rimosso tutta la cucina. Faccio una cosa, non abbiamo neanche il letto, no, non c'è assolutamente nulla. Velocissimamente metto i mobili. Ok, sono andata a cambiare un pochettino, cioè a cambiare, ad aggiungere le cose che mancavano, cioè praticamente quasi tutto. Ho rifatto la cucina, ho messo un televisore, ho messo un letto, una scrivania e un computer e poi magari andrò a mettere un tappeto, qualcosa in più di decorazione. Comunque, sono quasi le 6 del mattino, facciamoli svegliare e sveglia e facciamo, svegliati anche tu. Provoca, racconta una storia buffa, adotta come bisognoso di cure, aiuta dai false notizie, altre scelte, amichevole, dai consigli familiari, vediamo, sono tutti e due molto furenti, fai fuoco e fiamme con qualcuno, nella categoria amichevole, oddio che è successo, che hanno sti due? Sono arrabbiatissimi, non stanno andando assolutamente d'accordo adesso. Facciamo rallegra. Allora, facciamo una cosa, Tommy, tu vuoi fare un po' di jogging? Altre scelte, vai a fare jogging. Tommy adesso è andato a scuola perché lui è ancora un
un adolescente, quindi sarebbe meglio far passare di età forse anche lui. Quindi facciamo preparare a Emily la torta al cioccolato. Congratulazioni per il tuo recente compleanno, grazie. Prepara la torta, poi dobbiamo cambiare il look anche di Emily perché sono troppo estivi. Tommy, che ora torna a casa da scuola alle 15. Lei non si sente molto bene, però non hanno molti soldi, quindi niente. Apri, torta al cioccolato e facciamo, aggiungi le candeline. Perfetto, intanto fatti anche una doccia e guarda un po' di TV intanto che aspettiamo le 3. Guarda la TV. Ed eccolo qua, quindi facciamo una cosa, festeggia, è arrivato un messaggio, il preside sta chiamando, rispondi. Che è successo? Tommaso è tornato a casa con un progetto scolastico. Completandolo otterrà dei crediti scolastici. Ok. Tommaso è tornato a casa dalla scuola. Non serve che liberi spazio sullo sportello del frigorifero. Vieni qua anche tu e festeggia. Il preside mi ha chiamato per segnalare che il mio rendimento scolastico è piuttosto vacillante. Se non sarò prudente, potrò subire la bocciatura. Allora, facciamo una cosa. Soffia sulle candeline. Quindi soffio sulle candeline, vediamo se ti passa un po' questa arrabbiatura. Bene, Tommaso è passato di età. L'età dei giovani adulti, ti aspettano le responsabilità vitalizie, le carriere in espansione e orizzonti vasti. Chi ha detto che quando era ventenne non se l'è spassata? Scegliamo un tratto. Emozionale, buffo, genio romantico. Facciamo romantico, così magari recuperiamo un po' la relazione. Poi prendi un pezzo e anche tu, Emily, prendi un pezzo. Marca spedito regalo Tommaso, tieni d'occhio la posta e arriverà presto. Grazie, Mark. Vediamo se possono recuperare un po' la loro amicizia perché è negativa. Furente, separati. No, altre scelte amichevole. Chiedi della sua giornata. Poi facciamo altre scelte. Buffo, racconta una storia buffa. Bacio infervorato. Altre scelte, prova a flirtare. Vediamo. Ok, posa sexy, fai il baciamano. Altre scelte, ce la stiamo facendo. Romantico, bacio appassionato. Bene, chiedi della sua giornata. Ok, dai, hanno fatto pace. Vediamo. Tommy. Ok, bene. No, vabbè, perché sei continuamente furente? Guardatela. Poi dovranno cercare lavoro tutti e due perché, insomma, sono passati di età entrambi, quindi dovranno lavorare. Magari lo facciamo questo nel prossimo episodio a questo punto, perché mi sa che è durato tantissimissimo. Ok, ora stanno dormendo entrambi, poi direi fai un test, no, non abbiamo soldi però, e quindi vendiamo qualcosa assolutamente. Vendiamo il quadro, ok, e vendiamo, basta, non abbiamo altro, la piantina, dai. Ok, così almeno riusciamo a fare il test di gravidanza. Fai un test di gravidanza. E poi vai anche in bagno a questo punto, già che ci sei.
congratulazioni, si mangia per due. Emily, in dolce attesa, ci sarà un nuovo arrivo nell'unità familiare. Che bello, annuncialo subito, vediamo. E condividi la grande notizia. Ok, perfetto. E vediamo se hanno bisogno di mangiare. No, nessuno dei due, quindi direi dormite, dormi, reclama e dormi. E anche tu, Emily, fa... Ah, però hai bisogno... Oddio, non sta bene, si è sentita male. Facciamo ordinare una medicina a... acquista la medicina a Emily perché non si sente assolutamente bene. Grazie dell'ordine. Ok, prendiamola subito per sicurezza. Ah, ne avevamo già una però. Prendi la medicina. È felice. Si mangia per due. Emozionante scoprire una vita che cresce dentro di sé. Gravidanza secondo trimestre fra 23 ore. Emily ha lottato con successo contro il raffreddore. A questo punto direi di andare a sistemare un'altra stanza della nuova casa. Ed eccoci arrivati alla nostra nuova casa. Direi di passare al... abbiamo fatto l'altra volta la cucina. Qua abbiamo le due camere. La camera dei genitori, il bagno, un'altra stanza. Questa che cos'è? Non l'avevo notata neanche prima. Ah, un'altra cucina, addirittura un'altra cucina qui. Allora, a questo punto qua... sistemiamo la sala da pranzo, quindi come sempre vado a togliere tutto quanto in questo modo. Magari qua si potrebbe aprire in questo modo oppure mettere una porta grande, vediamo, un arco aperto tipo questo. Sì, mi piace molto. Andiamo a eliminare questa e mettiamo una più stretta. Qui, pure tipo qua. Sì, dai, meglio. Ok, cambiamo il colore delle pareti che non mi piace proprio. E facciamo ad esempio... vediamo così. Così, oppure... oppure possiamo fare così, è troppo scuro, così, se no verde, no, grigio, grigio chiaro, carino questo. Poi prendiamo le solite mie amatissime luci, eccole qua. E ne portiamo due, direi che sono abbastanza. Facciamo una e due. Nulla, mettiamo solo un tavolo perché così non mi piace. Ok. E il pavimento, questo forse lo vedo, lo trovo un po' troppo scuro. Proviamo così. Altrimenti questo è quello che abbiamo usato in cucina, se no questo, forse troppo chiaro, così non mi piace proprio, così no, quasi quasi lo metto uguale alla cucina, visto che la fine c'è questo atrio aperto, forse sta meglio fare tutto uguale. Quindi mettiamo poi le sedie intorno al tavolo, vediamo cosa abbiamo. Secondo me ci sta bene questa o queste. Sì, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso mettiamo un mobiletto basso, magari vediamo cosa c'è per mettere la TV. Tipo questo, magari grigio, no, grigio non ci sta molto bene, questo, però non mi piace. Facciamo una cosa,
Qua togliamo tutto momentaneamente. Facciamo una cosa di questo tipo. Vado completamente a spostare la porta, l'ingresso. Qua metto il mobiletto. Ci mettiamo sopra un bel televisore tipo questo, che bello grande. Un divano davanti e mettiamo questo bianco. Questa la mettiamo qui. Perfetto. E qua mettiamo il tavolo. Questo qua. Ah, sta bene anche così, però vediamo. No, forse è un po' troppo vicino al tavolo, al divano. Quindi no, facciamo così. Questo teniamolo più spostato in là. E qua nell'angolino direi che ci sta molto bene un camino, come ad esempio camino di allenamento per camminatori sui carboni ardenti. Questo è abbastanza moderno. Ok, mettiamo un po' di decorazioni di quadri qua e là, se ne abbiamo qualcheduno perlomeno. Ok, dai, ci siamo. Abbastanza semplice, però non mi dispiace, non avendo poi utilizzato praticamente nulla di materiale personalizzato. Abbiamo il divano con la TV, il camino e anche il tavolo dove pranzare e cenare tutti insieme. Nulla, io spero che questo episodio come sempre vi sia piaciuto. Se è stato così vi invito a mettere un bel pollice in su e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Mi raccomando, commentate qua sotto, fatemi sapere quello che vorreste vedere nel prossimo episodio. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!